Astinemus, affrettiamoci, muoviamoci, grida Vercingetorige che si sta avviando all'accampamento nemico per incontrare Cesare. La forma verbale festinemus è il congiuntivo presente, prima persona plurale, di festino, festinare, della prima coniugazione. È un congiuntivo in una frase principale, si tratta di un congiuntivo indipendente che esprime in questo caso un'esortazione. È un congiuntivo esortativo che già conosciamo. Un'esortazione o un comando sono espressioni della volontà dell'autore. Il congiuntivo esortativo è dunque un congiuntivo della volontà e in quanto tale è negato da ne, come possiamo vedere in quest'altra scena, tratta dal video Vercingetorige si arrende a Cesare. Ne festines, Vercingetorix, non affrettarti, Vercingetorige. Festines è il congiuntivo presente di festino, prima coniugazione. È preceduto dalla negazione ne ed esprime una proibizione. Osserviamo quest'altra scena, sempre tratta dal video della resa di Vercingetorige. Cibus non sufficebat nobis, il cibo non era abbastanza per noi, nedum iis, tanto meno per loro, cioè per le donne e per i bambini, replica Vercingetorige. Quid ageremus? Che cosa avremmo dovuto fare? Nell'interrogativa indiretta quid ageremus il verbo è al congiuntivo. Ageremus è il congiuntivo imperfetto di ago agere, terza coniugazione. Anche in questo caso abbiamo un congiuntivo indipendente che è usato in una proposizione indipendente, non in una subordinata. Qui tuttavia il congiuntivo non esprime una volontà, non sarebbe possibile in una frase interrogativa, si tratta infatti di un'altra tipologia. Ageremus è un congiuntivo dubitativo che esprime un dubbio in relazione a un'azione che si dovrebbe o che si sarebbe dovuta compiere. Il congiuntivo dubitativo è un congiuntivo dell'eventualità e in quanto tale, come vedremo, è negato da non. Dagli esempi abbiamo visto che i congiuntivi indipendenti possono essere suddivisi in due gruppi. Il primo è costituito dai congiuntivi volitivi, cioè che esprimono una volontà, un desiderio. A seconda della sfumatura di significato si distinguono in congiuntivi esortativi, desiderativi, concessivi. La negazione è ne. Nel secondo gruppo abbiamo i congiuntivi di tipo eventuale, cioè che esprimono un'eventualità o un'irrealtà. A seconda della sfumatura di significato si distinguono in congiuntivi dubitativi, potenziali, irreali, suppositivi.